Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Nicola Artuso, Product Manager Salvagnini per le tecnologie di piegatura e oggi in questa sessione di 15 minuti vi parlerò delle strategie di robotizzazione applicate alle pannellatrici Salvagnini. Vi parlerò quindi di P-Robot, la nuova applicazione robotizzata Salvagnini, presentata qui a Lamiera per la prima volta a livello mondiale. È un'applicazione modulare e flessibile che si prefigge di superare quelle criticità tipiche delle soluzioni robotizzate attualmente sul mercato. È appunto una soluzione modulare, presenta layout compatti, è integrata completamente, totalmente a livello sia hardware che software. Ovviamente abbiamo il vantaggio di conoscere entrambe le tecnologie, sia di pannellatura che di robotizzazione, e quindi l'integrazione è sicuramente totale. Ed inoltre è disponibile per tutte le pannellatrici Salvagnini. È un'applicazione robotizzata facile da utilizzare, facile soprattutto da programmare. Ma come si programma P-Robot? Diciamo che lato pannellatrice non cambia assolutamente niente, nel senso che il programma viene fatto in ufficio con il software StreamBand, che fa parte della nostra suite software Stream, con il vantaggio che il programma creato per una pannellatrice robotizzata può essere anche utilizzato per una pannellatrice non robotizzata. La cella robotizzata invece si programma con il software Move in maniera completamente automatica. Move riesce a estrapolare dei dati fondamentali per il calcolo della traiettoria leggendoli all'interno del programma della pannellatrice. Quali dati? Principalmente le dimensioni del foglio da piegare e le dimensioni del pannello piegato. Con questi parametri riesce a calcolare in maniera automatica le traiettorie del robot. All'operatore quindi non resta altro che, diciamo, una semplice fase di validazione della traiettoria generata, elaborata dal software, che si fa una sola volta all'inizio del lancio del primo programma. Poi ovviamente viene salvata e può essere riutilizzata, non deve essere più controllata. La traiettoria può anche essere lievemente aggiustata dall'operatore se necessario. Capite bene che stiamo parlando di uno smart teaching evoluto, molto diverso dai teaching tradizionali che ci sono attualmente sul mercato. Questo rende veramente facile la programmazione della cella di piegatura e di robotizzata. Si riduce la programmazione a una manciata di minuti. E questo è sicuramente uno dei punti distintivi di questa nostra applicazione robotizzata P-Robot. Ci siamo però spinti oltre. Volevamo rendere, se possibile, la pannellatrice robotizzata ancora più flessibile e quindi abbiamo creato delle strategie produttive da utilizzare in diversi contesti produttivi a seconda delle esigenze contingenti del momento. La prima, H2H, human to human, diciamo è il modo di utilizzo standard di una pannellatrice compatta a carico e scarico manuale, quindi comunque una pannellatrice robotizzata può essere utilizzata in manuale. Quando ritorna utile questo tipo di strategia produttiva? Beh, nella produzione ad esempio di piccoli lotti, 3, 4, 5 pezzi da lanciare tra una produzione automatica ed un'altra. Oppure nella prototipazione, devo fare un prototipo, un pezzo 1 e quindi è più conveniente utilizzare la strategia H2H. La seconda strategia operativa è R2R. Quindi robot to robot è quella completamente automatica, quindi la cella pannellatrice più robot lavorano in autonomia, completamente in automatico. Ovviamente il robot si occupa della manipolazione mentre la pannellatrice del processo di piega. Ovviamente questa strategia ritorna utile in tutti quei contesti produttivi non presidiati, quindi sia notturni, giustamente, ma anche diurni, quando un operatore, ad esempio, deve gestire più di un sistema. Le ultime due strategie produttive sono quelle più interessanti, sono quelle promiscue,
quindi robot e operatore collaborano assieme. Cosa significa? R2H, robot to human, il robot carica la pannellatrice, l'operatore scarica la pannellatrice. Quando può essere utile questa strategia? Può essere utile quando l'operatore deve completare il pannello appena piegato con operazioni secondarie, che significa operazioni di rivettatura piuttosto che di saldatura a punti, piuttosto che utilizzare la parte appena piegata per il montaggio di un kit. La quarta strategia produttiva invece è H2R, che è l'opposto: l'operatore carica la pannellatrice, il robot scarica la pannellatrice. Questa strategia produttiva può ritornare utile invece quando all'interno della cella, ad esempio, è stato installato un dispositivo di terze parti, una saldatrice piuttosto che un marcatore laser, e quel pannello che viene piegato magari in quantità 1 deve essere completato con un'attività secondaria. Torna utile anche se una volta definito il layout e voglio produrre in kit, il kit è composto magari da 5 parti ma ho solo 3 baie di carico, posso caricare la quarta e la quinta parte in maniera manuale per completare il kit. Quindi anche questo è sicuramente un punto distintivo nella gestione della cella robotizzata P-Robot. La produzione, questa cosa non scontata, può essere gestita anche tramite job list, quindi con il robot è facile gestire la sequenza di piega di parti differenti. Quindi imposto una serie di parti da produrre in sequenza, una diversa dall'altra, e P-Robot mi permette di farlo. Qui abbiamo caricato alcuni contributi video per capire meglio di cosa sto parlando. Qui vediamo l'utilizzo classico di una pannellatrice compatta Salvagnini, una P2 in questo caso, a carico e scarico manuale. Come dicevo prima, questo tipo di utilizzo ritorna utile per la produzione di piccolissimi lotti o magari anche per la gestione di urgenze. Devo produrre all'ultimo momento un pezzo e non vale la pena utilizzare il robot perché la quantità è 1, utilizzo la macchina in maniera manuale dal punto di vista del carico, perché la piegatura è sempre automatica, piegatura e manipolazione. Qui P2 sta piegando un pannello di un banco frigo, quindi l'operatrice in questo caso, finita la prima parte, e processa la seconda. R2R, quindi robot to robot, in questo caso è il robot invece che carica e scarica la pannellatrice in maniera completamente automatica. Quindi il processo può essere gestito anche, come dicevo prima, in turni non presidiati, dove l'operatore non è presente. In questa configurazione è una P1 con un robot, la potete vedere anche nel nostro stand, padiglione 15, stand di 16. Qui sta piegando il pannello laterale di un armadietto. P-Robot è dotata anche di soluzioni tecniche che aumentano la produttività, come questo organo di presa composto da 2 layer di ventose, una per il carico del foglio da piegare e uno per lo scarico del pannello piegato. Questo consente ovviamente di mantenere molto alta la produttività della cella. Qui invece sempre R2R, ma in una configurazione un po' più complessa, installata presso il nostro cliente, dove, come vedete, operatore e cella collaborano assieme. Quindi al robot è demandato il compito di caricare parti diverse in sequenza, perché a valle della piegatura l'operatore deve assemblare un kit. Il cliente in questo caso ha predisposto la cella di lavoro non solo con una pannellatrice robotizzata, ma anche con una pressa piegatrice per completare parti parziali, o con dispositivi come saldatrice a punti piuttosto che attrezzatura per il montaggio del kit. Questo consente veramente di
elevare a potenza il rendimento, l'efficienza del processo, perché si usa in questa maniera la risorsa operatore al massimo livello. Quindi non ho work in progress, non ho pile di pannelli piegati in attesa di essere assemblati da un'altra stazione separata, è tutto fatto in questa cella. Qui invece la modalità operativa robot to human, il concetto è simile, nel senso che il robot carica e l'operatrice in questo caso scarica la pannellatrice a mano per completare il pannello con la rivettatura. Anche questo permette, come dicevo prima, di mantenere elevata la produttività e l'efficienza del processo complessivo. Il robot è, come dicevo, estremamente configurabile, è modulare, presenta layout compatti e ogni soluzione viene studiata specificatamente in base alle esigenze del cliente. Quindi se un cliente ha un requisito di 2 ore di produttività senza operatore piuttosto che 4 ore, il layout verrà composto in base a questo requisito. Una P2, una cella molto compatta, qui un'altra P2 con 2 aree di carico e 3 di scarico, una ruliera semplicissima a gravità dove posso depositare i pezzi per utilizzarli in un altro processo a valle. Un'altra configurazione, 3 aree di scarico, 3 aree di carico, 4 di scarico, in base ovviamente all'autonomia richiesta. Dicevo disponibile per tutte le pannellatrici, qui la vediamo a fine linea di una P4, una pannellatrice automatica già dotata di dispositivi di carico e di scarico automatici. Qui il cliente però voleva anche effettuare l'impilamento delle parti con il robot in turni non presidiati, quindi il robot montato su un settimo asse, su una slitta, per estendere, diciamo, l'area di scarico. Quindi ricapitolando, il robot è una soluzione fatta su misura in base alle specifiche esigenze di ogni cliente, è disponibile per tutte le pannellatrici e aumenta, se possibile, la flessibilità delle pannellatrici stesse tramite la gestione di strategie produttive diverse. La programmazione, punto distintivo, è molto semplice, avviene tramite software MOVE, semplice e veloce e completamente automatica. Hardware e software sono integrati, siamo i costruttori sia della pannellatrice e gli utilizzatori del robot. È un'applicazione salvagnina, ovviamente non ci sono integratori di terze parti di mezzo, e garantisce una produttività e una flessibilità molto elevate al processo di piega. Questo ho finito, grazie a tutti per l'attenzione.